Buon salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi parliamo di artificiali siliconici di marca Caperland, modello Sipsey. Questi sono degli artificiali siliconici che presentano al loro interno, all'altezza della testa, una piombatura, motivo per il quale tendono ad andare sul fondo. I prodotti a marchio Caperland sono generalmente reperibili presso la catena di negozi Decathlon. Parliamo di una marca, la Caperland appunto, che copre una fascia di prodotti a basso costo, che secondo noi ha comunque un buon rapporto qualità-prezzo, ma che evidentemente non può essere paragonata ad altre marche del calibro di Rapala, Aiva, Maver, Mitchell, eccetera. Volendo dare un'occhiata più da vicino a questo tipo di prodotto, possiamo osservare come la piombatura presente all'interno della testa sia quella tipica dei prodotti di categoria JIG Head 120. Sono venduti in confezioni singole da 3 pezzi, quindi un sacchetto che contiene 3 esche ciascuno, disponibili in 4 colori diversi, che sono il verde, il rosso, il blu ed il nero. Quello verde, ad esempio, ha una lunghezza pari a 10 cm per un peso totale di 20 grammi. Il nero, invece, ha una lunghezza totale di 7 cm per un peso rilevato di 6,7 grammi. Un'altra caratteristica rilevante è che l'amo non si può cambiare, in quanto lo stesso risulta essere incastrato nel piombo. Altra cosa importante da sapere è che tendono a rovinarsi, qualora utilizzati nella caccia a predatori dotati di denti particolarmente aguzzi, come ad esempio il luccio. Non abbiamo riscontrato questo tipo di problema nella caccia a predatori con dentatura più modesta, quali il persico trota, i cavedani, i black bass, gli striped bass, eccetera. Ritornando per un attimo sulla questione dei colori, apriamo una piccola parentesi, perché c'è da dire una cosa interessante, che è questa. Se si desidera alterare, ovvero modificare leggermente la tonalità di colore relativa a uno o a più di uno dei nostri artificiali presenti nella confezione, sappiate che esiste la possibilità di prendere un'altra esca siliconica diversa, in questo caso utilizziamo il cosiddetto verme a falcetta, di colore rosso oppure rosa, andando semplicemente ad inserirlo all'interno del sacchetto contenente i nostri Sipsey. Il risultato è che dopo qualche giorno noteremo il verificarsi di un fenomeno naturale detto trasferimento per contatto, che in sostanza consiste nel trasferire parzialmente la colorazione dei vermi a falcetta direttamente sulla struttura dei nostri Sipsey, alterandone di fatto la tonalità di colore originale e consentendoci quindi, per così dire, di ampliare la nostra collezione, diversificandoli maggiormente tra di loro. Bene, con questo abbiamo terminato anche questo video tutorial, spero che vi sia piaciuto. Se è così, metteteci un like e iscrivetevi al nostro canale. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.